Allora riprendiamo il discorso della scala velocemente. Questi sono i punti fissi, ok? Vedete che sono punti O di ebollizione, O di fusione, O punti tripli, cioè i punti in cui vi ricordate c'è la coesistenza di tutte e tre le fasi. Ma fondamentalmente questa scala per punti poi si traduce ovviamente, e ovviamente questa scala viene continuamente aggiornata ogni volta che si fa la conferenza generale. Fondamentalmente le quattro scale a cui dovete più o meno fare riferimento sono le scale Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine, che sono le più diffuse. Tenete conto, l'invito personale sempre a trasformare le temperature sempre in Kelvin, perché nelle formule della termodinamica la T è la T Kelvin, cioè la T, altrimenti rischiate con la temperatura centigrada di trovarvi con qualche corbelleria pesante. Ritornando ai discorsi ovviamente della termometria, ricordiamoci che cosa noi dobbiamo, che cosa possiamo trovare. E possiamo trovare diverse tipologie di strumenti. Fondamentalmente, quando io vado a parlare dei sensori, o di T, la prima classificazione è quella di termometri che danno luogo a un segnale elettrico, quindi elettrici, e termometri meccanici. Ovviamente ormai la tendenza è verso l'uso di termometri che generano un segnale elettrico, visto e considerato che poi questo segnale è facilmente diciamo trasferibile. Le tipologie: termometro a liquido, principio fisico, dilatazione termica, grandezza trasdotta, spostamento del liquido, il sensore è mercurio, toluene o alcol, qualche volta anche acqua. Strumento associato, cioè quello che permette la lettura, è il capillare graduato. Termometro a gas, legge dei gas perfetti, di solito si misura la pressione, qualche volta il volume, gas in bulbo e capillare, e lo strumento associato è uno strumento di misura della pressione. Termometro a vapore, variazione della pressione di vapore, la misura, la grandezza e la tensione di vapore, bulbo metallico e capillare manometro. Termometro bimetallico è uno dei termometri più diffusi, perché costa pochissimo e che è molto usato specialmente nel controllo. Ricordatevi, la grandezza temperatura è una delle tipiche grandezze, e qualche volta in moltissime applicazioni ha bisogno solo di un controllo, cioè non ci interessa il valore esatto della grandezza, ma ci interessa quanto questa varia, e quindi l'on off. Termometro bimetallico si basa sulla differente dilatazione termica di due lamine di metallo rese solidali. A causa della differente dilatazione, ovviamente il sensore si deforma e questo costituisce il segnale. Due placchette a volte aspirare alla levinga e rese solidali che danno luogo a questo segnale, a questo amplificatore meccanico. Poi cominciano quelli che costituiscono ormai nella termometria il 90% delle applicazioni, i termometri che si basano su fenomenologie di tipo elettrico. Attenzione, nei sensori di T, oltre alla divisione meccanici e elettrici, c'è un'altra divisione, che è quella che parla di termometri per contatto o immersione, e
è quella che parla di sensori a distanza o basati sulla radiazione termica. Sono due categorie completamente diverse, due leggi completamente diverse, sono sensori che tra di loro non vanno mai, virgolette, posti in competizione, perché sono due filosofie completamente diverse, perché le leggi sono diverse. Parliamo prima dei sensori elettrici per contatto. Bene, vedremo che se andate nella metrologia industriale della temperatura troverete solo tre categorie di sensori per contatto o immersione. Che significa per contatto e immersione? Significa che il termometro o è immerso, oppure se deve misurare la temperatura di un solido è a contatto con questo solido. È chiaro che è un problema di soluzione delle equazioni della trasmissione del calore in queste due situazioni. Allora, quali sono i sensori che voi trovate? Termoresistenza, termistori, termocuffie. Sono tre categorie che coprono tutto i possibili campi di applicazione di questa situazione, che vi ricordo è contatto o immersione. Queste tre tipologie che vedete in sequenza qua, termometro resistenza, termistore e termocuffia, sono tutti e tre i termometri che danno luogo a una grandezza trasdotta elettrica, di tipo elettrico. In particolare il termometro a resistenza dà luogo a una misura di resistenza elettrica, il termistore la stessa cosa, la termocuffia ha una differenza di potenziale detta anche forza elettromotrice. Questi sensori coprono il 90% delle attuali applicazioni contatto o immersione. L'altro 10% è ancora coperto da queste tipologie, ma ormai nel 90% delle applicazioni per contatto e immersione state utilizzando uno di questi tre sensori. Dove, attenzione, le termoresistenze e i termistori sono due diverse realizzazioni e applicazioni della stessa legge, cioè quella legge che dice che la resistenza elettrica è una funzione della temperatura, cioè che varia al variare della temperatura. Per cui io non misuro mai la temperatura, ma misuro la variazione di resistenza connessa alla grandezza temperatura. Quindi tutte e due questi, con queste due edizioni diverse che nella realtà dicono la stessissima cosa. Ok, poi vedremo che cosa li differenzia fra di loro.
fanno riferimento alla legge, che è una legge che dice che la resistenza elettrica varia di un metallo o di un non metallo, metallo o non metallo, varia al variare la temperatura. Per cui il sensore è fondamentalmente un sensore in cui ci sta un filo metallico o un bulbo ceramico che dà luogo al variare della sua temperatura a una variazione di resistenza elettrica nel circuito. Allora, cominciamo a ragionare prima sulla situazione più facile, più diffusa, più percepibile e più descrivibile. Termometria a resistenza, quindi termoresistenza. L'avete già visto. Questo è un termometro a resistenza realizzato praticamente andando a depositare, tramite tecniche ovviamente di diciamo lavorazione di deposito sottovuoto, una specie di filo sottile avvolto ad elica su un supporto ceramico. Se volete, e poi ovviamente approfondiremo, lo schema di riferimento di una termoresistenza è qualcosa di riconducibile a questa situazione, e cioè sempre all'esterno una sheet di protezione che ha un ruolo puramente meccanico e chimico, cioè quello di proteggere il sensore dall'interazione meccanica e chimica con l'ambiente di misura. Cioè la vostra resistenza non è immersa direttamente a contatto con il fluido, ma viene protetta da questa sheet, che ovviamente poi, oltre al ruolo di protezione, ha un ruolo di compatibilità con il fluido con cui ovviamente state per operare. Pensate a tutti i processi di lavorazione agro, diciamo, alimentare, in particolare degli alimenti, o in particolare del latte, in cui la misura della temperatura deve avvenire con un metallo, di solito acciaio al cromo, che non deve assolutamente interagire chimicamente con l'alimento. Quando si parla di sicurezza alimentare, si parla di norme che comportano la compatibilità fra i sensori, virgolette, le tubazioni, i reattori, che ovviamente tendenzialmente sono fatti di acciaio basso legati, perché la garanzia della sicurezza alimentare richiede di solito queste protezioni. Quindi c'è una sheet esterna e poi all'interno c'è un filo metallico che è il sensore, e poi degli elementi che permettono il collegamento con i sistemi di misura che vi ha descritto e vi stanno facendo utilizzare gli amici di misura elettrica. Quindi il sensore è questo, e poi questo serve ad andare a misurare la variazione di resistenza del sensore che sta qui dentro. Quindi la sheet non partecipa. Ok, dentro ci sono il filo sensibile e i fili che poi permettono il collegamento all'amperometro, al voltmetro, a chi per esso, che vi permette di fare la misura. Quindi termoresistenze a questo punto è, nell'analisi che glottologica del termine, che ovviamente è un modo
per entrare tra gli addetti ai lavori è nient'altro che l'individuazione di un sensore basato sulla legge di variazione di resistenza dei metalli. Ok? Quindi il sensore è un filo metallico sottile, sottilissimo, poi vedrete perché, ok? Che al variare della sua temperatura varia la sua resistenza. Sotto di 500 volte su. Di equilibrio con l'ambiente che è immerso. Su. Cioè il sensore sente la sua temperatura. Quanto questa temperatura è quella che io vi aggiungo voglio misurare? È un problema di sapere. Torniamo all'esempio dell'evoluzione. È chiaro che se io questo strumento, così com'è, lo vado a immergere nella pentola prima di buttare la pasta, questo strumento non è schermato. Quindi leggerà il 102, 103. E se la pentola è di coccio, quella che serve cuoce molto bene i fagioli, eccetera. La pignata, brava. Bene, se la pentola è di coccio, questo effetto è ancora più forte. Perché? Cioè, se la pentola è quella di alluminio, leggerete 101, 102, e poi bolle. Se la pentola è di coccio, potete anche leggere 103, 104. A Cassino, dove stiamo, quanto siamo sul livello del mare? 30-40 metri? Sotto, allora ancora peggio. Ok, quindi se la pentola è di coccio, l'effetto radiativo delle pareti è esaltato. Ok, come è esaltato l'effetto radiativo nella pizza, nel forno di pizza fatto con elementi, virgolette, radianti estremamente porosi. Quindi i vostri, virgolette, mattoni che costituiscono il forno in cui viene perfetta la pizza debbono essere estremamente porosi. Se va nel forno elettrico, questo effetto non è riproducibile allo stesso modo, perché anche se le annerite le pareti di metallo, non riuscite ad avere lo stesso, virgolette, effetto radiativo diffuso, perché la pizza deve bruciare, giusto? La signora è esperta di cucina, ok? E quando si fa la pasta al forno, se ci mettete il foglio di alluminio, bene, una schifezza, perché si deve croccare, no? Giusto? Quindi il foglio di alluminio serve a proteggere lo strato di pasta dalla radiazione. Vedete come il gioco? Allora, attenzione, questi strumenti, così come io li realizzo, sentono la loro temperatura e sentono 102 o 103, perché io non sto misurando la temperatura del liquido, ma sto misurando la temperatura del liquido più la pentola. È chiaro? Attenzione, le misure di temperatura sono tremende, proprio per questo, perché io se utilizzo male e sbaglio il modello, rischio di leggere una temperatura che non è quella che io voglio misurare. In più, ma stiamo andando quasi a certe cose, però
il sensore così schematizzato alla fine c'ha tutto qua, ok? Quanto questo pezzo sia quello che io voglio attribuire all'intero sistema è un problema enorme, chiaro? Allora, le misure di temperatura a contatto e immersione con questi sensori qui sono sempre puntuali, cioè in quel punto la temperatura vale tanto. Da quello a dire è la temperatura della stanza, è la temperatura dell'intero edificio, ce ne passa. Siamo partiti dalla temperatura termodinamica, adesso andiamo a vedere quali sono le ipotesi. Termoresistenze o termistori? Termoresistenze è questo. Termistore è questo. Cosa è cambiato? Chi c'ha ancora vecchie macchine tipo le Fiat, le multiple o le Fiat fino a poco tempo fa, se tocca sotto al proprio specchietto retrovisore trova una goccia, una piccola sporgenza con un piccolissimo termistore, cioè un qualcosa di questo genere qui, fuori è vetrificato, dentro ci stanno ossidi di silicio opportunamente arricchiti di ossidi metallici, questo sensorino costa tra i 3 e 4 euro e sta nel vostro specchietto collegato tramite due sottili fili di rame e dà il segnale che voi leggete della temperatura esterna. Quindi questo piccolo sensore è un ossido di metallo, quindi invece di avere una legge di resistenza R uguale RDT dei metalli ha la legge di resistenza dei non metalli che all'aumentare della temperatura diminuiscono la resistenza. Uno costa 4, questo qui ne costa 200 o 400. Due soluzioni diverse per sentire la stessa grandezza. Ovviamente questo qui, vedremo, ne parliamo giovedì, riesce a misurare la temperatura assoluta, diciamo tendenzialmente a un decimo o anche un po' di meno, quindi dà un valore di temperatura, vale di più perché ha una tecnologia migliore, quell'altro lo sente a più o meno un grado e siccome quello che è l'informazione che vi dà è la temperatura ambiente nel guidare questa cosa, al massimo vi può servire e lo fanno e quindi comincia a lampeggiare da meno 3 più 3 nelle BMW e da meno 5 più 5 nella Fiat, per dirvi state attenti che siccome stiamo a 5 gradi c'è posto un ghiacciandello e quindi devi stare attento perché ovviamente il sensore di ghiaccio a terra non lo può fare nessuno, ma quel sensore dà un'indicazione, non è la misura della temperatura. Chiaro, pericolo del ghiaccio, quindi l'ambiente ti ho avvertito. Chiaro, quindi un'indicazione, l'altro invece vi dà una misura. Esatto. Chiaro? Va bene, ci vediamo giovedì mattina.